continua la settimana della cultura in occasione delle celebrazioni della festa della Madonna dell'Addolorata a Roccella Ionica, convegni, presentazioni di libro, aperture straordinarie di musei e luoghi di interesse. Giunta alla sua terza edizione, la settimana della cultura ieri sera ha visto l'incontro dibattito dal titolo Le parole che non ti ho detto, la libertà e le donne della Costituzione. Riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. A dialogare, oltre all'assessore alla cultura del comune di Roccella Ionica, Bruna Falcone, che ha portato anche i saluti istituzionali, Raffaele Lico, giudice del dibattimento, Francesco Rosa, docente dell'Università Pegaso e il coordinatore del comitato della Festa dell'Addolorata. Siamo arrivati al secondo appuntamento della giornata, il quarto invece per quanto riguarda la settimana della cultura, dove oggi si tratterà un tema a noi molto caro dal punto di vista istituzionale, che è comunque il tema delle madri costituenti, che non è, le cinque madri che hanno scritto insieme a tutti gli altri padri costituenti la nostra Costituzione. Non è un tema di cui si parla poco, anche perché la Costituzione è stata scritta anche da donne ed è giusto che in questo momento storico le donne vengano anche difese, portate avanti e fatte comunque vedere per quelle che sono. Sappiamo tutti quello che sta succedendo dal punto di vista storico di queste donne comunque maltrattate, questi femminicidi, queste cose che stanno succedendo dal punto di vista sociale, quindi è giusto che venga alla luce quello che è una donna nella società.